approvato oggi il bilancio del Consorzio di tutela dell'olio DOP Riviera Ligure, alcuni dati incoraggianti per le aziende e per il territorio. Sì, in questo periodo si sta chiudendo la campagna in corso, praticamente siamo vicini ai 7.000 quintali di olio certificabile con almeno, mi sembra, circa 3.000 già certificati, un segnale importante che si dà al territorio e ai consumatori di un olio tracciato e certificato con dunque una provenienza certa e una qualità certificata. Cosa si può dire? Si può dire che la DOP Riviera Ligure è e si conferma uno strumento a disposizione del territorio e alle aziende per diversificarsi rispetto a quello che è l'offerta oggi degli oli in generale, cercando di così attirare il consumatore sulla importanza della certificazione, appunto perché tutta la filiera è controllata e anche sostenibile dal punto di vista sia ambientale che sociale, perché DOP Riviera Ligure è uguale a presidio del territorio e sostenibilità di esso. Un modo anche per difendere i prezzi per le aziende e per gli imprenditori. Certo, già da tempo il Consorzio di tutela, unico esempio in Italia per quello che riguarda gli oli, adotta questo strumento che è il patto di filiera, dove va a garantire un prezzo minimo sia delle olive per quello che riguarda il prezzo corrisposto agli olivicoltori, sia dell'olio sfuso per quello che riguarda il frantoiano che deve vendere partite di olio, diciamo, all'ingrosso. Tra le novità, l'avvio dell'iter, un avvio che è stato approvato dall'Assemblea per poter vendere l'olio DOP anche in lattine o in confezionamenti di ceramica. Questo lo reputo un passaggio importante. Da tempo le aziende del territorio richiedevano questa possibilità perché tutto il mercato, che è un mercato importante, specialmente così relativo al mercato locale, dunque al mercato del turista che viene sul territorio ad acquistare il prodotto, ripeto, tutto questo mercato era precluso alla DOP e quindi anche un limite alla crescita di questo prodotto.